Siamo di fronte al civico 287 di via Roma, provenendo da via della Repubblica. Adesso proviamo a percorrere la strada così come la devono fare gli automobilisti che vogliono girare per esempio a sinistra. Ecco, allora, se uno vuole girare a sinistra, esce piano piano con la macchina, siamo già a 1 metro sull'incrocio, ecco quello che vedo, cioè la strada sulla sinistra è proprio coperta completamente dai cassonetti. Per riuscire a capire se uno può attraversare con l'auto, lo stiamo facendo di domenica perché sennò ci sarebbe stato qualche problema. Ecco, siamo praticamente quasi al centro dell'incrocio per riuscire a vedere la strada. Poi si gira e lo spettacolo decisamente non è particolarmente edificante. C'è di tutto. Quello che appare ancora più incredibile è che si sia a 2 passi dal servizio riabilitativo della ASL. Ecco, è quello. E poi, e questo è veramente incredibile, ma veramente incredibile, che siamo proprio a ridosso della porta di una cabina di trasformazione dell'Enel. Non è possibile trasmettere via web l'odore, ma posso assicurare che è un odore insopportabile, una puzza più che altro. Tutto questo, ripeto, avviene a 2 passi dall'ospedale. Quindi qui c'è il reato di abbandono di rifiuti, ma c'è anche la violazione netta del codice della strada da parte di chi ha posizionato questi cassonetti. Ecco, questo è lo spettacolo che si gode di fronte al Civico 287. Qualche giorno fa anche un grosso topo ha tentato di fare visita agli anziani signori che abitano lì. La situazione di degrado è testimoniata da queste immagini, e siamo in una zona residenziale della città. Qualche tempo fa quei cassonetti erano ubicati in questa zona, poi sono stati spostati. Non è ben chiaro perché, il motivo non è chiaro. Ecco, osservando qui, sembrerebbe che questo angolo potrebbe essere un buon angolo per posizionare quei cassonetti. Tanto più che sono vicini ad altri cassonetti, quelli che raccolgono i rifiuti dell'ospedale. Ecco, qui si possono osservare bene. Allora, se la CSA deve venire per ritirare quei cassonetti, potrebbe tranquillamente svuotare i due che adesso violano la legge davanti al Civico 287 di via Roma. Ecco, questi sono i cassonetti all'interno dell'ospedale. E qui siamo a... Si tratta
tratta allora di prendere quei due là in fondo, eliminare tutta quella porcheria a ridosso del servizio riabilitativo e spostarli di 100 metri qui. Danno fastidio a qualcuno? Beh, insomma. Non credo che creino grossissimi problemi in quell'angolo.